Francesco Micca, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare di uno spettacolo, I Diari del Guardaparco. I Diari del Guardaparco con la presenza importante e storica, peraltro, della compagnia teatrale di Faber Theater. Prima di andare però, Francesco Micca, a raccontare questo spettacolo che fa parte del programma molto intenso dell'ISAO Festival. ISAO sta per questo acronimo, Il Sacro Attraverso l'Ordinario. Io vorrei però che lei raccontasse, Francesco Micca, la storia brevemente di questa compagnia Faber Theater. Dunque, noi siamo nati 20 anni fa, festeggiamo proprio adesso a ottobre i 20 anni di compagnia. Siamo nati storicamente da un laboratorio all'interno di un liceo, quindi come diciamo un gioco che è diventato via via più serio, perché mentre frequentavamo l'università abbiamo continuato a frequentare una serie di corsi e a invitare da noi attori e pedagoghi, drammaturgi che abbiamo incontrato e che ci hanno formato, fino a quando, diciamo, appunto 20 anni fa abbiamo deciso di far diventare questo, che era sostanzialmente un hobby, diventare invece la nostra professione. Quindi abbiamo abbandonato le altre strade che ci si aprivano per gettarci in questa avventura e che ci ha portato fin qua, perché se da 20 anni esistiamo, evidentemente è stata un'avventura foriera di grandi risultati, di grandi soddisfazioni, ecco, e irta di difficoltà, come ci si può immaginare. Irta di difficoltà, però le difficoltà fanno parte proprio di questa storia, è perché le difficoltà per la messa in scena degli spettacoli, ma anche la difficoltà proprio nei rapporti a volte, spesse volte con le istituzioni, per proporre gli spettacoli, sono forse queste le difficoltà maggiori, Francesco Micca. Sì, diciamo, viviamo in un periodo storico in cui per chi fa queste professioni è difficile, è un periodo storico difficile in generale, obiettivamente, non solo per quanto ci riguarda da 10 anni, però certamente per chi lavora nel campo dell'arte, della cultura, è ancora più complesso. Ecco, un periodo in cui c'è di difficoltà economiche e di poca attenzione su quello che l'arte e la cultura può dare in questo senso alla maggior parte della popolazione, ecco. Francesco Micca, la storia del Faber Theater che continua attraverso, basta vedere il vostro sito, no? Che rappresenta veramente un mondo particolare nel portare in scena non solo la storia del teatro, ma anche quello che si potrebbe definire il teatro civile. Non so se accetta questa definizione, no? Perché è una definizione che a volte trova un pochino di contrasto, però è una rappresentazione di una realtà molto particolare, e anche molto particolare è proprio quello che voi porterete in scena con il diario del Guardaparco. Sì, è un diciamo, per capirci, possiamo parlare di teatro civile, anche se effettivamente è un'etichetta, come tutte le etichette, ha i suoi limiti, ma insomma, per semplificare, sì, ne fa parte questo progetto. E il diario del Guardaparco nasce gemellato a un altro lavoro, che è un lavoro che racconta, è uno spettacolo di narrazione che racconta la storia di Renzo Videsot. Renzo Videsot è stato uno storico direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che ha preso in mano il Parco del Gran Paradiso durante la guerra, proprio nel 1944, e ha salvato sostanzialmente gli animali, gli stambecchi, ma tutti gli animali che erano in via di estinzione a causa dell'incuria del bracconaggio, e ha istituito sostanzialmente il parco. Se oggi esiste il parco è perché c'è stato questo Renzo Videsot, questo uomo che era un uomo di grandi passioni, di grandi intuizioni, era un uomo veramente molto in anticipo sui tempi. Quando lo prese in mano pensò che aveva bisogno di guardiaparco che diventassero sempre più esperti della materia che avevano di fronte, ecco, del parco quindi stesso, non soltanto dei guardiani che facessero attenzione agli animali e sparassero i bracconieri, ma delle persone che mettessero sotto controllo tutto il parco che in quel momento non si conosceva. E quindi impose a questi guardiaparco di scrivere un diario giornaliero in cui annotavano tutto ciò che accadeva, tutti gli episodi, tutto ciò che vedevano all'interno del parco. E da qui nascono questi diari del guardiaparco. Quindi sono questi guardiaparco, che sono sostanzialmente tutti valligiani, sono sia valdostani che piemontesi,
che tra la fine degli anni 40 e la fine degli anni 70 scrivono questi diari minuti, essendo che era una vita anche molto difficile, molto isolata, perché passavano mesi interi in montagna senza mai scendere, cosa che oggi non avviene più. Questi diari diventavano anche espressione delle riflessioni personali e delle difficoltà di quella vita da parte di queste persone, che però avevano anche studiato poco e quindi scrivevano con fatica, e quindi hanno uno stile particolare in questi diari, che restituiscono veramente un mondo legato alla natura, ma anche legato agli uomini che quella natura la conoscevano come persone nate lì, ma in questo percorso di guardia parco che diventano più esperti, la conoscevano anche in un modo nuovo, imparavano ad amarla in un modo nuovo, non solo da persone che c'erano nate, ma anche da persone che si sentivano responsabilizzate a difenderla. Ecco, nasce, questi due spettacoli, diciamo, nascono insieme nello stesso periodo storico, nel 2013, lo spettacolo su Renzo Videso e quello su guardia parco, e sono diventati due spettacoli perché non era possibile metterli insieme, la materia è troppo vasta e quindi sarebbe stato impensabile. Sui guardia parco l'idea a questo punto che è nata è quella di non farne uno spettacolo tradizionale da palcoscenico, ma bensì l'idea di renderlo uno spettacolo itinerante che vada nei luoghi a parlare di natura in luoghi naturali, per cui funziona in questo modo che si cammina, gli attori camminano insieme al pubblico e a tappe ci si ferma e si parla in alcune di temi come gli animali, come l'ambiente naturale, la durezza di quella vita, le riflessioni sul mondo, la lotta al bracconaggio, si raccontano in queste tappe questi momenti, e ci sono anche delle canzoni legate a questi temi di cui ho parlato. Ecco. Dal palcoscenico del teatro al palcoscenico della natura vera, questo è il passaggio che il pubblico può vivere e può percorrere proprio nella messa in scena insieme con gli attori, camminando con loro, ascoltando con loro, essere partecipi, essere protagonisti anche della parola raccontata e delle musiche che si ascolteranno in questo spettacolo errante, i dialoghi dei guardia parco per Isao Festival. Allora, tutto questo succederà a Cumiana, Francesco Micca, quando? Sì, succederà domani, domenica 8 ottobre alle 15:30 nel parco della Villa Venchi a Cumiana, e per Isao Festival, sì. Ed è un appuntamento... Ci saranno domani ci saranno in scena Marco e Sebastiano. Ecco, ricordiamo anche i protagonisti sulla scena di Faber Theater per Isao Festival. E quale sarà, Francesco Micca, il vostro prossimo spettacolo, brevemente? Ovviamente noi abbiamo un grande repertorio, per cui abbiamo molti spettacoli in scena in questo momento. Siamo appena tornati, per esempio, dalla Turchia con uno spettacolo di canzoni che ha aperto un festival per ragazzi in Turchia, Bursa. Siamo appena tornati. Le prossime settimane avremo una serie di spettacoli in parte legati alle canzoni, che è il nostro mondo, il mondo del canto e della ricerca sulla voce, è uno dei nostri punti di forza da tanti anni, in cui ricerchiamo da molto tempo. È un importante appuntamento quello di domani a Cumiana, in provincia di Torino, per i diari del guardiaparco, perché è un modo di attraversare la parola teatro ed è un modo di attraversare la parola natura nel contempo, e tutto insieme con le parole narrate e cantate, per l'appunto, dalla compagnia teatrale di Faber Theater. Noi ringraziamo Francesco Micca per essere stato nostro ospite e buona messa in scena per domani per i diari del guardia parco. Grazie a voi, arrivederci.